chiamo Roberta Rodighiero, rappresento la ditta Rode Wax di Asiago. È una ditta storica, ha ormai 70 anni ed è stata creata da mio padre, Rizzieri Rodighiero. Lui ha iniziato questa attività perché lui era uno sportivo, faceva gare di fondo. E ai tempi suoi, siccome non c'erano prodotti da usare, da mettere sotto le sci per poterli fare scorrere sulla neve, e doveva inventarsi qualcosa, per cui ha cominciato a farsi le prime mescole con i prodotti naturali per passare poi alle cere sintetiche, e logicamente all'inizio era tutto fatto a mano, infatti vedete anche i pentolini che usava all'inizio. Questo è un prodotto che è il nostro cavallo di battaglia, che è la Clister Rossa. Qui vedete l'evolversi, diciamo, del prodotto. C'è anche un articolo che è stato scritto su uno dei più famosi giornali norvegesi. La squadra norvegese, quando parlava della rossa, loro sapevano che parlavano della Rode. E adesso logicamente ci siamo evoluti, ci siamo aggiornati, abbiamo adesso dei macchinari moderni rispetto a prima, con mio figlio che sta facendo una ricerca sui nuovi prodotti che possono rispettare anche l'ambiente e quindi ecologici. E noi abbiamo ottenuto grandissimi risultati proprio a livello sia mondiale sia nei campionati mondiali che anche alle Olimpiadi. Diciamo che non c'è stata un'Olimpiade o un mondiale che non abbiamo vinto con le nostre scioline. Il nostro prodotto è stato usato appunto alle Olimpiadi di Cortina 1956 ed è scritto proprio su questo tubetto, per cui per noi è un orgoglio averle qua in Italia, perché è una finestra importantissima per noi e per lo sport italiano innanzitutto, perché comunque dà visibilità agli sport invernali che per noi sono la nostra linfa e sono la base del nostro lavoro.